Ho sempre affermato di essere un elettronico mancato. Mi sono diplomato in elettronica perché sognavo di lavorare sui primi satelliti artificiali, addirittura in Brasile. Poi il caso e la curiosità mi hanno portato a fare l'attore. Ma parlare di ciò che accende le cose, di ciò che fa sì che si inneschi un'accensione, mi affascina moltissimo. E la luce è ciò che accesero Edison e Tesla alla fine del 1800, lasciando di stucco tutta l'America. 1880. New York è l'epicentro di una battaglia per una fonte energetica rivoluzionaria, l'elettricità. Fino a questo momento le case sono state illuminate dalle lampade al cherosene, ma l'elettricità sta per fare il suo ingresso nel mondo. Era un momento cruciale. Bisognava scegliere quale direzione prendere. Ci sono due sistemi in competizione, la corrente alternata e la corrente continua. Dalla parte della corrente continua c'è il famoso inventore Thomas Edison. Dalla parte della corrente alternata, il genio visionario Nikola Tesla. Questi due titani si scontrano nella guerra delle correnti. La guerra delle correnti rappresentò un vero cambio di rotta nella storia americana e nella storia mondiale. Il vincitore si sarebbe aggiudicato le chiavi del mondo moderno. Edison si è già fatto conoscere per le modifiche che ha apportato al telegrafo e al telefono. Ma sarebbe stata l'invenzione del fonografo a trasformarlo in una vera icona. Nel 1876 allestisce un laboratorio pionieristico a Menlo Park, nel New Jersey. Il progresso, signori? Il modo più sicuro per avere successo è provare sempre più di una volta. Sì, signore. Chiunque poteva inventare qualcosa di monumentale, ma il brevetto era comunque a nome di Edison o della compagnia. Edison scommette su un'invenzione rivoluzionaria. Una lampadina ad incandescenza sufficientemente durevole. È indeciso su quale sia il filamento migliore per la nuova lampadina, ma di una cosa è certo: la sua nuova invenzione sarà alimentata dalla corrente continua. La corrente continua era più popolare e più vecchia di quella alternata. È nata con l'uso delle batterie nella metà del XIX secolo. Tutte le batterie producono corrente continua, corrente che scorre in una sola direzione. Molte persone erano abituate a lavorare con le batterie. Esistevano dispositivi come il telegrafo e i telefoni che usavano la corrente continua. Mentre Edison è alle prese con l'invenzione della lampadina a corrente continua, il giovane serbo Nikola Tesla si concentra sulla corrente alternata. Alternato significa che va avanti e indietro. Si tratta di un concetto che non era affatto ovvio, se non per Tesla. All'epoca la corrente alternata è più difficile da generare e richiede un'ingegneria complessa. Negli anni 60 e 70 del XIX secolo, dopo aver costruito un generatore, lo si attaccava ad un dispositivo extra chiamato commutatore. Un commutatore converte la corrente alternata in corrente continua, ma dà problemi e spesso si rompe. Nikola Tesla è a Budapest. All'improvviso ha una visione rivoluzionaria. In un lampo di genio, Tesla immagina il progetto del motore alimentato dall'elettricità. Tesla aveva ciò che gli psicologi chiamano una memoria eidetica. Non doveva condurre troppi esperimenti. Era in grado di visualizzare le cose, progettare la macchina che era nella sua testa, farla funzionare e poi, sulla base di ciò, iniziare a costruirla. La scoperta di Tesla capovolge il pensiero convenzionale. In un motore a corrente continua c'è un rotore che gira al centro, fatto di spire con magneti esterni. Per il suo motore a corrente alternata, Tesla sposta le spire verso l'esterno e i magneti al centro, creando un campo magnetico rotante. Per ora è solo un'immagine nella mente di Tesla. Per realizzarla ha bisogno dell'aiuto di un uomo che sta lavorando proprio contro tutto ciò che Tesla sogna di creare.
Thomas Edison. Negli anni Ottanta del XIX secolo si sviluppano i trasporti e l'economia americana si espande anche oltreoceano. La popolazione nelle città aumenta anche grazie ad un afflusso di immigranti dall'Europa del Sud e dell'Est. Tesla si unisce a questi immigranti e arriva in America per lavorare con Edison. Porta con sé una lettera di referenze scritta da Tivadar Puskas, un amico intimo di Edison. C'era scritto: «Caro signor Edison, ci sono due grandi uomini al mondo. Lei è uno, e il giovane uomo davanti a lei è l'altro. Non esiste una lettera di raccomandazione migliore». Tesla conta di sviluppare i suoi progetti sull'energia a corrente alternata con Edison. Signor Edison, è un piacere conoscerla finalmente di persona. Io sono Nikola Tesla. Puskas mi ha parlato bene di lei. Ah, come lei, io sono un uomo pieno di idee. Le grandi idee nascono dai muscoli, signor Tesla. Dal lavoro duro. È quello il segreto. Sarà Johnson a introdurla qui. Nel 1884 Thomas Edison installa il suo sistema di illuminazione a corrente continua nel cuore di New York. È l'inizio della realizzazione della rete elettrica di tutta la nazione. Si sarebbero poste le fondamenta per tutte le nuove tecnologie. Il modus operandi delle persone, il loro stile di vita e gli elettrodomestici cambiarono radicalmente. Di conseguenza i lavori domestici sarebbero stati eseguiti automaticamente e le donne avrebbero avuto più tempo per unirsi alla forza lavoro. Per l'uomo sarebbe stata l'alba dell'era moderna. Nikola Tesla è un prezioso impiegato della Edison. Potenzia la linea produttiva dell'azienda e ne aumenta l'efficienza. Queste migliorie aumenteranno notevolmente le prestazioni e ridurranno i costi. Tesla si illuse di ricevere una ricompensa, di ottenere il bonus di $50,000. Tutto questo è fantastico. Vorrei condividere con lei un'altra idea, qualcosa che troverà affascinante. Ho progettato un motore a corrente alternata. La corrente continua era in uso da molto più tempo della corrente alternata. Edison ne possedeva i brevetti, perciò guadagnava dalla corrente continua. Perdi tempo, ne fai perdere a me a parlare di questa sciocchezza. Ma un sistema a corrente alternata le permetterà di superare i limiti della corrente continua. Non parlarmi più del motore a corrente alternata. Parliamo di un'altra cosa. Hai fatto un lavoro straordinario migliorando il mio sistema. Ho una cosa per te. Io vorrei proporre un brindisi a te per il lavoro che hai fatto. Tutto qui. Dove sono i miei soldi? Quali soldi? I miei $50,000. Mi erano stati promessi 50,000. Mio caro Tesla, è chiaro che non comprendi l'umorismo americano. Tesla smette di lavorare per Edison. Addio, signor Edison. Le illuminazioni, è il caso di dirlo, come quella di Tesla, arrivano nei modi più impensati. E a me è capitato più volte di brevettare delle mie invenzioni. E è davvero un processo lungo, può durare anche anni. Per questo mi sono immedesimato nella storia di Tesla e in ciò che sarà stato per lui vedersi negare il riconoscimento della sua invenzione. E come ho detto, se vuoi inventare qualcosa, è perché ti piacerebbe tanto che quella cosa ci fosse, che esistesse. Tesla decise di lasciare l'organizzazione Edison e di cercare un nuovo gruppo di investitori. Alfred Brown e Charles Peck credono che Tesla possa aiutarli ad arricchirsi, ma non sono sicuri che valga la pena investire su un motore a corrente alternata. Signori,
Conoscete senz'altro la storia dell'uovo di Colombo. Colombo si presenta davanti alla regina Isabella e alla sua corte e propone loro un accordo. Se lui sarà capace di far stare un uovo dritto sul tavolo, lei acconsentirà a finanziare una flotta di navi. L'uovo di Colombo è un aneddoto che serve a dimostrare di riuscire a fare qualcosa di apparentemente impossibile per ottenere un finanziamento per la propria impresa. Colombo ammacca leggermente un'estremità dell'uovo e lo fa rimanere dritto. Come risultato della dimostrazione, Colombo ottiene i soldi per navigare nel nuovo mondo. Io riuscirò a far rimanere in piedi un uovo, ma senza ammaccarlo. Il genio di Tesla è la sua comprensione dell'elettromagnetismo. Quando applica la corrente alternata alla sua apparecchiatura, l'uovo fa una cosa inimmaginabile. Tesla creò sotto il tavolo un sistema che produsse il giusto campo elettromagnetico. Dissero, se riesce a far girare gli oggetti sul tavolo come per magia, allora siamo ragionevolmente fiduciosi che possa creare qualcosa di utile e redditizio. Investiremo su di lei. Tesla finalmente dispone dei fondi per sviluppare il suo motore a corrente alternata. E Brown e Peck conoscono proprio l'uomo a cui venderlo. Westinghouse esaminò i brevetti di Tesla e decise di investire nella corrente alternata. Dovresti essere fiero di ciò che hai costruito. Fu l'incontro perfetto. Tesla aveva il motore e aveva bisogno di qualcuno con una rete. Westinghouse aveva la rete e gli serviva qualcuno con il motore. La capacità di trasmettere corrente alternata ad alto voltaggio su lunghe distanze ne favorisce la diffusione in tutta l'America. Westinghouse è pronto per il successo e gli ordini per il suo sistema di corrente alternata arrivano in massa. Westinghouse guadagnò vantaggio su Edison perché poteva vendere l'elettricità a compagnie che volevano motori in grado di far funzionare gli ascensori, di trasportare l'acqua fuori dalle miniere e di far funzionare macchine e utensili. Dunque Westinghouse riscosse parecchio successo. Siamo nel 1893 e a Chicago sta per svolgersi l'Esposizione Universale. Per la prima volta l'elettricità farà divertire milioni di persone. Ma di che tipo di energia si tratterà? Sarà a corrente continua o alternata? L'Esibizione Universale di Chicago nel 1893 fu la più grande mostra mai organizzata prima. In realtà ci troviamo all'apice della guerra delle correnti elettriche. Signori, questa è l'offerta finale tra la General Electric e la Westinghouse per la fornitura completa di elettricità all'Esibizione Internazionale di Chicago. Il preventivo della General Electric per la fornitura elettrica sotto forma di corrente continua ammonta a $577,485. Il preventivo di Westinghouse per la fornitura di elettricità a corrente alternata ammonta a $399,000. Westinghouse vince il contratto. È una vittoria clamorosa per Westinghouse e Tesla. Il primo maggio 1893, il presidente Grover Cleveland spinge l'interruttore che annuncia una nuova era. 27 milioni di persone da tutto il mondo assistono alle meraviglie dei sistemi elettrici alimentati dalla corrente alternata, con la prima ruota panoramica e una spettacolare fontana elettrica animata da 200.000 luci. Sebbene abbia perso la guerra delle correnti, Edison continuerà a lavorare alle sue invenzioni e diventerà uno dei nomi più celebri nel mondo e un eroe del popolo americano. Tesla condurrà grandi esperimenti, tra cui quello della trasmissione di energia senza fili, ma i suoi sogni e le sue visioni prevarranno sul suo senso degli affari. Tesla morirà senza un centesimo e solo in un hotel di New York. La sua idea di corrente alternata, alla fine, ha indiscutibilmente prevalso.